Fra le due elitri sportive, l'Audi S3 Sedan è una delle più prestanti. Il suo 4 cilindri turbo dispone di ben 300 cavalli. Per verificarne il potenziale, l'abbiamo portata in pista al Nürburgring. Elegante e slanciata, questa berlina risulta in armonia sia con i palazzi del centro storico di Adenau, a due passi dal ring, sia con le moderne architetture del circuito. Ha un frontale aggressivo, ampia presa d'aria e fari sottili ma grintosi. All'interno, soluzioni sportive come la pedaliera in metallo convivono con una sobria plancia. Il tachimetro ha il fondoscala a 300. Avvolgenti sedili sono rivestiti in pelle e alcantara. Notevoli le prestazioni rilevate, quasi 257 orari, 0-100 in appena 4 secondi e 9 decimi, ripresa irresistibile, consumo medio ragionevole, spazi di arresto contenuti. Soprattutto agile, su strada la S3 Sedan sfodera notevoli qualità dinamiche e grazie allo sterzo ben bilanciato risulta divertente nei percorsi con tante curve. È il momento della prova in pista, giusto il tempo di infilare il casco e siamo pronti per buttarci a capofitto nelle irresistibili curve della Nordschleife. Non piove, ma già nell'accelerazione ci rendiamo conto che l'asfalto è scivoloso. La progressione è comunque notevole, tanto che quando arrivano le prime curve siamo a oltre 190 all'ora. Lo sterzo, leggero e diretto, permette rapidi inserimenti nelle curve strette e in uscita si riallinea senza oscillazioni. Superiamo senza problemi una Suzuki Swift Sport. L'aderenza offerta dal fondo è scarsa, ma la trazione integrale 4 garantisce adeguate sensibilità e sicurezza anche nei critici curvoni in contropendenza. La vettura reagisce prontamente alle correzioni, ma nella serpentina dell'Asenbach riscontriamo una marcata tendenza ad allargare la traiettoria con l'avantreno. Quando ci si spinge al limite, la piccola tedesca va guidata con decisione e sempre assecondata nei movimenti del volante, cercando di farla scorrere il più possibile. Superiamo di slancio una Porsche 911 e ci buttiamo con tutta la birra che la S3 ha in corpo verso il Flugplatz. La notevole progressione del 2000 turbo ci porta a quasi 200 orari. Alleggeriamo la pressione sull'acceleratore, ma la S3 si scompone sullo scollinamento e non riusciamo a impostare a più di 145 all'ora il successivo doppio curvone. Nel lungo ma irregolare crinale dello Schwedenkreuz sfioriamo i 230, però il fondo gibboso rende imprecisa la vettura, specie in rilascio. Percorriamo il curvone finale a quasi 180, tuttavia ci troviamo poi sbilanciati nel tornante dell'Arenberg, dove non riusciamo a frenare come vorremmo. Entriamo piuttosto lenti, ma ne usciamo in grande accelerazione per buttarci a testa bassa nelle montagne russe del Fuchsröhre. Mentre superiamo una vecchia BMW serie 3 coupé, apportiamo qualche decisa correzione di sterzo, ma non riusciamo ad andare oltre i 210. Per la bassa aderenza, impostando il successivo curvone cieco a sinistra, la vettura allarga parecchio con l'avantreno. Correggiamo e dopo una seconda curva a destra puntiamo tutto all'esterno nella secca frenata dell'Adenauer Forst. Percorriamo in maniera abbastanza pulita il doppio rampino, dal quale usciamo bene in palla. Intanto inquadriamo un'altra vettura, si tratta di una vecchia Renault Clio RS, che procede lentamente. La superiamo.
Qui il fondo è decisamente scivoloso e guidiamo con la massima dolcezza. E con altrettanta circospezione affrontiamo poi le tre curve sconnesse da raccordare del Callenhard. Fulminea nei cambi di direzione, la S3 si trova a suo agio anche nei tratti più angusti e si beve il doppio rampino più lento del tracciato con due morbidi colpi di volante. Nella decisa staccata del ponte di Adenau arriviamo con le ruote non perfettamente in asse e dobbiamo correggere uno scompenso a metà curva. Nella seguente curva in salita, nonostante la marcata pendenza, il motore ha la forza di spararci in avanti anche senza scalare. Prima della staccata del Bergwerk sfioriamo i 180. Pestiamo con decisione sui freni, ma sentiamo che il pedale arriva quasi a fondo corsa. Entriamo in curva un filo lunghi. Si manifesta ancora il sottosterzo e lasciamo scorrere la vettura verso l'esterno. In modalità dynamic il motore spinge con cattiveria sopra i 4000 giri e in allungo arriva a 6700, quando l'efficace cambio robotizzato a doppia frizione passa al rapporto successivo. Peccato che la progressione sul falso piano del Klostertal venga penalizzata dal sorpasso dell'ennesima Suzuki Swift Sport, per cui nel successivo allungo non riusciamo ad andare tanto oltre i 190 all'ora. Abbiamo comunque il brio per superare una BMW Serie 6 Coupé. Nella successiva serie di curvoni la S3 dà veramente il meglio nonostante l'aderenza imperfetta. Dopo un'altra secca staccata percorriamo la lunga curva a destra che precede il carousel. Nel passaggio fra terza e quarta marcia diamo qualche colpo di clacson per avvertire i nostri fotografi appostati al più famoso tornantone del ring. Peccato che i sobbalzi e l'aderenza bassa ci costringano a percorrerlo a meno di 80 all'ora. Nel tratto misto che comincia al 14° chilometro inizia il grande divertimento. La S3 è precisa e sincera, anche se deve fare i conti con la pista viscida in certi punti e con le irregolarità del fondo stradale. È una grande soddisfazione pennellare curve e controcurve sentendo le ruote anteriori che vanno proprio dove noi vogliamo, confortati dalla trazione integrale. Solo quando si forza l'ingresso in curva si manifesta un fastidioso sottosterzo che consiglia di guidare più fluidamente. Prima del Brünnchen superiamo un Audi S5 che procede ad andatura turistica. Nella prima curva della cosiddetta arena, la nostra S3 Sedan entra d'autorità, senza costringere ad allargare troppo all'esterno. Arriviamo al complesso tratto del Pflanzgarten e inquadriamo un gruppo di vetture che sembra avere tutte le intenzioni di farci perdere tempo prezioso. Così è già il primo sorpasso di un Audi RS3 piuttosto lenta penalizza fortemente la nostra azione. Dopo la doppia curva a destra da raccordare, è la volta di una vecchia ma sempre veloce BMW Serie 3 Coupé. Nel seguente tratto dobbiamo anche fare i conti con una Opel Astra GTC, che superiamo raggiungendo i 200 orari. Dopo un curvone a destra da 140 orari e una stretta curva a sinistra da 110, arriviamo allo Schwalbenschwanz, il piccolo carrousel, che ci beviamo a quasi 100 all'ora. Eccoci finalmente all'ultima svolta del circuito, il Galgenkopf.
Qui fatichiamo a evitare che la vettura scivoli con le quattro ruote verso l'esterno del lungo curvone in discesa. Alla fine, considerando le condizioni di bassa aderenza e i sorpassi che ci hanno penalizzato, spuntiamo un buon tempo, per quanto peggiore di una decina di secondi, rispetto al migliore assoluto rilevato con la S3 al ring.